Vi parla Alberto Sordi. Buonasera amici miei carissimi, buonasera a tutti, come state? State tutti bene? Anche se questo tempo continua a fare il cattivone? Mamma mia, davvero, non si vuole mica rimettere questo tempaccio da cani, sa? È tremendo, sapete? Perché il tempo cattivo influisce molto sugli organismi umani. E quando meno te l'aspetti, tutto a un tratto, una persona che ti credevi che era tanto buona, appena gli vai a dire una parola, ti salta addosso inviperita come una bestia feroce. E che era successo? Niente era successo, era solo cambiato il tempo. Non è vero, amici miei, non è proprio così. E poi se ve lo dico io, lo faccio con prove di fatto, sa? Perché voi non lo sapete quello che mi è capitato a me? Ah, non lo sapete? Beh, statemi attenti tutti e poi vediamo che cosa ne pensate. Ecco qua. L'altro ieri mattina sono uscito di casa e tutto lieto e insolidente mi sono recato dal barbiere. Aveva aperto il negozio forse da pochi minuti perché quando sono entrato il barbiere si stava infilando il suo camicione bianco. Buongiorno. Buongiorno, signore. Buongiorno, barbiere. Disturbo, c'è da fare? Non prego, signore, s'accomodi. Prego a lei, barbiere. Se c'è da fare, posso ripartare più tardi. No, pronti, sono liberissimo. Prego, signore, si accomodi. Si metta a sedere. Grazie, barbiere, grazie, molto gentile. Grazie, prego, non c'è di che. Scusi, mi posso sedere qui sopra la poltrona? Prego, signore, prego. Grazie, grazie tanto. Ah, qui sì, si sta bene. Sta comodo? Sì, comodissimo. Scusi, barbiere, ma non c'è l'appoggiadeste su questa poltrona? Sì che c'è, ma l'ho levato. E perché l'ha levato? Scusi, si sta tanto comodi. Momente, per favore, che io mi appoggio tutto quanto così giù lungo che ha detto. Subito, signore. Ah. Ecco l'appoggiateste. Prego, ah, ecco sì. Meno male, adesso sì che starò bene. Ecco fatto. Senta, barbiere, scusi, barbiere. Che c'è? Scusi, barbiere, ma ha messo troppo bassa l'appoggiateste. Quando sto tutto così lungo mi viene fuori il pomo d'Adamo. Lo vuole più sollevato. Ecco sì, bravo, un po' più sollevato. Momento a mezza altezza. Va bene così? Fammi un po' provare. Ah, sì. Sì, benissimo, così va proprio bene. Ecco, pronti. Scusi, barbiere. Barbiere. Cosa c'è? Scusi, barbiere, me ci mette un panno, per favore? Come dice, scusi? No, dicevo se me ci può mettere sopra un panno bianco pulito. Sopra dove? Qui, sopra l'appoggiadette, che io sono molto suscettibile, sa? Ne risento molto di queste cose. Siccome non le conosco io tutte le teste che si sono appoggiate qui, mi fa molta impressione, non ci posso pensare. Mi ci vuole mettere un bel panno bianco pulito, barbiere? Mi ci vuole mettere un bel panno bianco pulito, barbiere? Subito, signore, sì, signore, adesso glielo metto subito. Ah, senta un po', barbiere. Barbiere, scusi, barbiere. Ancora? Scusi, sta barbiere, mi sembra un po' umidino questo panno. Umidino? Sì, barbiere, proprio umidino. Senta un po' che roba, senta. È tutto bagnato, Andrew Gay. Senta che mani tue, sento, mi è bagnato. Sì, lo sento. Lo sento, hai visto tante volte. Meno male me ne sono accorto in tempo. Non si è mai detto, salva di cielo, un'umidità in piena testa ci fa venire un raffreddore che non lo levi più per tutta la vita, sa. Beh, adesso non esagero. Non esagero proprio per niente, barbiere mio. Un raffreddore di piena testa può portare delle conseguenze tremende, sa? E se io lo dico io perché lo so, scusi. Perché lei non lo sa quello che è capitato a Trivelli, un amichetto mio, poverello? È proprio per un forte raffreddore? Che ogni volta che ci penso mi viene da piangere, andiamo? Un ragazzo di giovane età che gli va a capitare delle gambe e collo, una simile disgrazia che ha avuto delle conseguenze irrimediabili, sa? Povero a lui, povero Trivelli, ma che fa adesso? Mi scusi, sa? Mi scusi tanto, barbiere, mi capita sempre di frequenza a me. Io sono di un carattere così sensibile che ogni qualvolta faccio qualche reminiscenza mi prendo un inconvulso e mi posso frenare, ecco. Andiamo, su. Sì, andiamo, a stazione. No, dico, andiamo, non faccio così. Sì, bravo, non faccio così, le dice bene. Intanto a me mi ha preso un inconvulso che mi posso frenare, contenta adesso? Ma che dice, scusi? Che cosa ne so io, Certo non sa, se no non parlerebbe così. Ma di che cosa? Ma come di che cosa, scusi, ma di quello che è capitato a quel povero Trivelli, no? Era una bella giornata di prima estate. Ah. E questo povero Trivelli, amichetto mio, senza sospettare di nulla, uscì bel bello di casa col suo vestitino bianco per andare a fare una passeggiata. Ma quando ecco di che all'improvviso si scatenò una pioggia infuriosa. Forzuti scampi liberi, scampa due che scampa io, scampa due che scampa io. E il povero Trivelli cercò scampo in ogni dove. Arrivò al fine a ripararsi dall'infuriosa pioggia, ma ahimè, era troppo tardi, si era ormai bagnato come un burcino. Senta, per favore, io... No, senta lei, barbiere, adesso viene il bello. Così il povero Trivelli arriva a casa, ormai l'umidità di quella bagnatura gli era penetrata fin dentro le ossa, poverello. E alla sera, mentre stava per coricarsi nel suo lettino,
e cinque! Cos'è? Il primo starnuto del povero Trivelli apparve all'orizzonte, ha capito? Sì, ho capito. Ho capito. Andate a vederlo. Beh, pronti? Allora... Allora, povero Trivelli, per tutta la notte non fece altro che starnutire. Si svegliò al mattino, che era già molto tardi. Il padre di Trivelli, che fa l'avvocato e che ha lo studio in casa proprio vicino alla camera del figlio, era a colloquio con alcuni suoi clienti. Trivelli appena si svegliò, fece per alzarsi, ma poverello si sentiva molto oppresso. Allora si preoccupò e chiamò forte. Babbo! Babbo! Il padre allora sentì il figlio che chiamava, disse ai suoi clienti, scusate tanto, e andò in camera. Che c'è, figlio mio, cosa vuoi? Voglio babbo! Voglio babbo! Sono io, cosa vuoi? No, tu non sei babbo, io voglio babbo! Babbo! Allora il padre, tutto preoccupato, uscì di corte, siccome un uomo molto deciso nelle sue cose, credeva che il figlio non riconoscesse più, che aveva perso la memoria, o portò al manicomio. E povero Trivelli ci dovrà stare chissà per quanto tempo, finché non gli batterà freddore, poverello. Perché ancora adesso, ogni volta che chiama la madre, invece di dire mamma, dice babba! E il padre si crede sempre che non lo riconosce più e non lo fa più uscire al manicomio. Ha capito tante volte cosa ti va a capitare per una freddore? Ma insomma, che cos'è questa storia? Una storia? Questo è proprio un fatto vero, altro che... Senta, per favore, adesso è l'ora che cominciano ad arrivare i clienti e non posso perdere tempo. Ma scusi, barbiere, ma che colpa mia? Se lei mi ha messo un panno bagnato, rischia a farmi prendere una freddore in piena testa. Buongiorno. Ecco, lo vede, glielo dicevo io. Arriva gente. Andiamo, sbrighiamoci. Allora... Che facciamo? Intanto mi metto un panno bello asciutto qui sotto l'appoggiatezza, se no mi posso tirare giù, no? Va bene, adesso gli prendo il panno asciutto. Ecco, bravo. Siete molto ad aspettare? No, pochi minuti, signore. Pochi minuti, a voglia che pochi minuti, ho lavoro molto lungo, altro che. Allora ripasso. No, signore, prego, si accomodi, 5 minuti. Ma che dice, barbiere, scusi, 5 minuti, ho lavoro meticoloso, se non possiamo mica fare le cose in breccia a noi. Allora torno più tardi, buongiorno. No, aspetti, signore, Ma che fa? Scusi lei. Manda via pure la gente adesso. Io gliela mando via? Che io ho mandata via io? E chi allora? Se gli dice che c'è da aspettare molto tempo, se ne vanno, no? E che ne so io? Scusi, che si deve dire una cosa ben altra. Se c'è da aspettare molto, si dice che c'è da aspettare molto, ma no? Che si impiccia lei? Lo so io quello che devo fare. Scusi, barbiere, io credevo di fare bene. Un'altra volta vuol dire che non dirò niente. Ecco, bravo, non dica niente. Avremmo già finito se non avesse detto mai niente. Ha capito? Allora... Pronti? Scusi, barbiere. Cosa c'è adesso? Senta, barbiere, non è girevole questa poltrona, non si può girare? Sì, che si può, sì. Allora mi gira per favore dall'altra parte? Ma perché vuol girare? Perché c'è lo specchio lì davanti a me. E beh, io non me ce posso vedere dentro lo specchio. E perché? Perché dentro lo specchio c'è il diavolo, no? Il diavolo? Il diavolo, certo, non lo sapeva. Ci faccia gatto quando qualcuno si mette a sedere qui davanti allo specchio, che ti comincia a fare tutte quelle mostacce con gli occhi, col naso, con la bocca. Oh. Quello è il diavolo che gli hai fatta. Mamma mia, impressione, me fa, me giri, barbiere, non ci posso pensare, me giri. Ma guarda cosa mi dai a capitare a me oggi, andiamo, giri. Ecco. Va bene adesso. Adesso sì, grazie tanto per mia mamma mia, poi che mi sono messo, sa? Allora, che facciamo? I capelli? I capelli? No, per carità, sono già tanto corti. No. Speriamo invece che crescono ancora, se no che domani io mi metto la parrucca, mi faccio bene? Sì, fa benissimo. Allora, che facciamo? La barba. La barba? Ma che dice, barbiere? Ma che vuole scherzare? Perché? Ma come perché? Scusi, che c'entra la barba? La barba non c'entra niente, no? Ah, no. E allora che facciamo? Che facciamo? Mi fa solo i baffi e il pizzo. I baffi e il pizzo? Sì, barbiere, mi fa i baffi e il pizzo. Ma che dici? Ma se non li ha? E lo so che non ce l'ho, E se ce l'avessi non sarei mica venuto qui, scusi. Sono venuto apposta, ho portato tutta la roba. Che roba? Tutto, l'occorrente, il mastice, la casa e tutti i capelletti piccoli per fare i baffetti e il pizzo. Ma quali baffetti? Quali baffetti? Proprio come quelli dei tre moschettieri devono essere. Ma che cosa sta dicendo? Sì, barbiere, devono essere, insomma, come quelli di D'Artagnan. Uguali, perché io faccio D'Artagnan. Ma insomma, che cosa vuole lei da me? Si può sapere, sì o no? Io niente voglio da lei, che io ho chiesto portare qualche cosa. Ho portato tutto io, sta per fare i baffetti e il pizzo. Ah, i baffetti e il pizzo, sì, barbiere, però quello che mi raccomando, che io non mi devo più riconoscere. Mi deve fare diventare uguale, precisa a D'Artagnan. Dice che ci riuscirò. Ci riuscirò, barbiere? Sì, certo che ci riuscirà. È sicuro, barbiere, sarà una cosa magnifica, ma... Mamma mia, non ci posso pensare. Non vedo l'ora che arriva giovedì grasso. Ci abbiamo già tutto pronto. Io, Lucchi, Ortelli e Gualandri. Tutti e quattro vestiti come i tre moschettieri. Usciremo di casa tutti fieri e bardantosi e andiamo dritti alla parrocchietta. Don Isidoro! Io chiamerò con voce donante. Siamo i tre moschettieri e veniamo a parlare col cardinale Richelieu.
A questo punto sguainiamo le spade e ci mettiamo a fare il duello e facciamo finta di combattere contro tutto un reggimento dei guardie a cavallo. Vedrà come saremo bravi. È più di un mese stiamo a fare prove, sta. E dopo che abbiamo ammazzato tutti quanti ci abbracciamo lieti e insolidenti e ce ne andiamo cantando la canzone dei tre moschettieri in coro a quattro voci. Noi siamo i cadetti di Guascogna. Noi siamo cadetti. Ha finito, sì, domani dobbiamo ancora incominciare. Altro che, è vero, barbiere? Ah, stiamo cantando. No, senta, adesso basta, sa. È già più di un'ora che è qui. Mi ha riempito la testa di storie. Mi manda via la gente dal negozio. Si fa servire. Vuole l'appoggiateste. Vuole il panno bianco. Poi non lo vuole. Poi ne vuole un altro. E quando finalmente è comodo, che cosa vuole da me? Che gli faccio i baffi e il pizzo, perché deve fare i tre moschettieri giovedì grosso. Sì, barbiere, proprio come D'Artagnan, mi si deve più riconoscere. È quello che dico io, perché se adesso tu non ti alzi immediatamente, non te ne vai via subito, tu uscirai di qui che non ti riconoscerà più nessuno, perché se perdo la pazienza, non rispondo più di me. Senta, barbiere, che cosa significa così tutto un tratto questi modi inconfidenziali? Che cosa è diventato? Un triviale? Senti, matto della malora, tu te ne devi andare, hai capito che te ne devi andare via subito? Vattene via di qui, brutto deficiente, cretino, mascalzone che non sei altro! Senta, barbiere, ma dì le parole, dai, guardi bene un chi parla, capito? Che io sono buono e caro, ma l'ingiuria e l'indurbiloquio è una cosa che non posso sopportare. E sono pure capace di diventare molto severo in simili casi, sa? Ma te lo do io se non te ne vai via. Me ne vado, me ne vado, ma non credere di farmi paura con quei due occhi spiritati, sai? Io non ne posso più, non resisto più. Ma chi ce l'ha mandato questo qui oggi da me? C'è da aspettare assai. No, signore, per carità, non c'è da aspettare neanche un minuto. Io me ne vado via subito. Fuga, fuga anche lei che è ancora in tempo. Qui ci vorrebbe un domatore dei bestie feroci. Oddio, oddio, potente, signore, mamma mia. Mamma mia, che gente, oh. Gente proprio da manicomio, sa. E chi ottà che gli avrà preso tendrato? Stiamo dando bene e meglio. Fate un po' fidare. Povera gente, davvero, che senza saperlo si va a fare pure la barba da quel bestione. Mamma mia, oh. Ma quello se gli avviano i 5 minuti fa a strage degli innocenti, sa. Ma guarda un po' pure io. Di tanti barbieri proprio lì dovevo andare a candidare, oh. Buongiorno, barbiere. Disturbo? C'è da fare? Prego, signore, si accomodi, tocca a lei. Ah, grazie, barbiere, grazie, molto gentile. Pronti, si accomodi. Subito, barbiere. Mi posso sedere qui sopra la poltrona? Prego, signore. Ah, qui sì che ti sta bene. Senta, barbiere, per favore mi dira sull'appoggiatette? Mo metta a mezza altezza? Che io mi sdraio tutto così giù lungo che la testa, barbiere. Abbiamo trasmesso Vi parla Alberto Sordi.